Carlo, sono riuscito a fermarmi. Allora, a che ora siete arrivati? Allora, siamo arrivati stamattina alle 6 e un quarto. Abbiamo appena dato il traguardo alle 6 e un quarto. Sei un quarto, stanchi? Diciamo provati, sì, abbastanza. Ascolta, ho seguito un po' la regata. Allora, la prima cosa che salta in mente e che salta agli occhi è il distacco del primo. Il primo è arrivato quanto tempo prima di voi? 27 ore mi pare. Quindi più di una giornata. Come mai questo distacco così abissale? Allora, è una serie di avvenimenti, nel senso che lui ha la barca più forte della flotta, nel senso che è un prototipo, lui è un professionista, era con Tommaso Stella in coppia, cioè stiamo parlando di altri livelli. Però poi lui ha avuto anche la fortuna di beccare un sistema diciamo meteorologico favorevole, che noi purtroppo non siamo riusciti ad agganciare, ma di pochissimo. Noi sin dalla Corsica eravamo dietro di lui di poche miglia, Ho visto, ho visto. con una barca più vecchia di 30 anni, capito? Quindi noi eravamo proprio, c'eravamo alla grande. Poi lui ha beccato questo sistema e lui se l'è preso, noi non l'abbiamo preso e così è andata. Ho capito. Quindi E poi altra cosa, sì. cioè io premetto che non ne capisco niente. Vedo che voi avete fatto terzi assoluti e secondi dei proto. Ma queste barche di serie, cioè come camminano queste barche di serie? Voglio dire, i proto non dovrebbero essere sempre più veloci delle barche di serie? Allora, diciamo in realtà sì, ma anche no, nel senso che diciamo che allo stato attuale dell'oggi i prototipi non sono ormai più veloci dei serie, perché hanno stravolto, diciamo, il sistema di costruzione delle barche e si sono inventati dei prototipi, ok, e facendoli diventare dei serie, nel senso, per essere serie tu devi aver prodotto e venduto almeno, mi sembra una cosa come 10 o 15 barche. Quindi molti cantieri cosa hanno fatto? Hanno fatto delle barche che di base sono dei prototipi, però sulla carta, essendo dei cantieri titolati, gli hanno venduto un numero sufficiente perché diventassero serie, e quindi adesso in classe, tipo l'anno scorso, all'ultima Transat, i primi tre erano tre di questi serie, che fondamentalmente però sono dei proto camuffati da serie, se non. A questo punto la domanda è: ma perché non fare una classifica unica sempre? Allora, ecco, infatti questo è un problema di cui si parlava prima con, appunto, con Alberto Bona, che è lo skipper del prodotto che è arrivato primo. È un problema che la classe doveva porsi probabilmente prima che succedesse questo, perché di fatto adesso alle regate i prototipi stanno sparendo. Quindi una classe che è nata come la classe regina della sperimentazione sulle tecnologie, sulle nuove tecnologie per i monotipi, per i monoscafi, no? Sta morendo, nel senso che non c'è più, non, di Cioè non fatto c'è ormai più, non c'è non c'è più. più la, non ci sono più i prototipi. Tipo all'ultima regata di queste grosse imprese che hanno fatto c'erano tipo 8 prototipi e 60 serie, Oh, cioè, certo. perché la gente ormai sa che si compra il serie, corre come prototipi, cioè non, è cambiato molto, capito? Ho Ha un capito. prezzo relativamente più basso, non molto, perché comunque un serie di oggi competitivo tra una cosa e l'altra ti costa 100.000 euro, magari un proto te ne costa 150. Però c'hai una barca che poi rivendi a 100.000, capito? Invece un proto, il proto è un proto, lo rivendi a un quinto di quello per magari che ci hai speso per costruirlo, per ingegnerizzarlo, no? Per farci le migliorie. Certo. E Ascolta, quindi è una invece, situazione un po' strana, diciamo, comoda per veniamo la alla classe. vostra regata. Sì. Diciamo che allora, siete sempre stati secondi, terzi, anzi all'inizio, visto, vabbè, come l'hai detto tu, eravate attaccati al primo. Poi diciamo che c'è stata la vostra mossa vincente stare sotto costa in Corsica. Correggimi se sbaglio. Sì, una delle tante, anche se in realtà abbiamo purtroppo, non avendo fatto esclusivamente questa tattica, i croati ci hanno raggiunto, ci hanno beccato 5 miglia in un bordo che noi non abbiamo fatto a terra. Però adesso stiamo parlando comunque, adesso per chi ci ascolta,
sono barche veramente diverse. Ad esempio, noi per fare una virata, per farci un'idea, noi ci mettiamo 5 minuti quasi per prepararci una virata, 4-5 minuti. Sì. In serie 3 le vira, ok? Noi dobbiamo spostare tutti i pesi, svoltare i ballast, le pile dall'altra, a fare attenzione alle volanti, perché se muovi la volante nel momento sbagliato ti cade giù il palo, capito? Ma scusami un secondo, i serie ce li hanno i ballast? No, i serie hanno una box rule ed è vietata la chiglia basculante, i ballast, l'albero in carbonio, e sono vietate tutta una serie di cose. Mentre pescano di meno, qui c'è anche Enrico che ascolta, che è con noi. Salutalo. Tanti saluti Antonello. Ciao Antonello. Ciao Enrico. Quindi diciamo che i serie hanno una box rule più ristretta, quindi pescano di meno, no? Mentre i proto hanno una box rule molto aperta, nel senso che nascono per sperimentare, quindi usano di qualunque materiale, le chiglie basculanti, tutto quello che tu puoi immaginarti di fare su una barca è stato fatto prima sui mini che su tutte le barche che poi adesso esistono. Certo, perché a costi minori. Tutte le innovazioni dei monoscafi di oggi sono passate per i mini transat, tutte. Dall'albero alare ai canard, qualunque cosa. La chiglia basculante l'ha inventata sui mini. Sì. Però l'unica cosa che non è stata inventata, sperimentata realmente negli ultimi anni, sono i foil. Hai visto? Perché la classe mini, incastrata in questo gioco di questi nuovi serie, di questi mini, di questi che non si capiva, si è fatta perdere la palla e se la sono fregati quelli degli Moka. Ha rallentato la ricerca. Esatto, hanno rallentato la ricerca perché hanno avuto in effetti dei problemi con questa cosa dei nuovi serie che non sono più dei serie, che vanno come i procep. È un problema della classe, questo è un problema serio, perché non c'è più, stanno facendo morire i prototipi fondamentalmente, che era la parte più importante di questo gioco. Ho capito. Di questo gioco qua. Va bene, soddisfatti? Fammi sentire Enrico, fammi dire qualcosa da Enrico, va. Cioè, adesso te lo passo. No, guarda, noi soddisfattissimi, a parte perché noi come sempre noi veniamo dalla Sardegna, cioè la barca portata via mare, il budget inesistente, le vele del 3000 avanti Cristo, cioè noi come sempre arriviamo qua che siamo gli outsider e comunque in un modo o nell'altro facciamo vedere che comunque anche noi della nostra piccola isoletta arriviamo qui e stacchiamo il culo alla gente, anche senza mezzi, perché poi alla fine qui devi essere duro, nel senso che sono barche faticosissime, ma proprio, guarda, da morire. Immaginati fare 5 giorni, 4 giorni sempre di bolina su una barca di 6 metri e mezzo, in questo caso di carbonio, che dentro fa un rumore assordante, con onde anche di 2 metri, sbattendo, e umidità al 100% che non sai dove appoggiarti perché non ci sono leti, non ci sono brande. No? Vabbè, tu sei, caro, tu sei stato temperato dal Sims. Il Sims, guarda, in confronto è 6 stelle più, non c'è paragone, guarda. Comunque, ti passo Enrico, Enrico che ti racconta un po' le sue impressioni. E poi lui è il proprietario della barca, quindi il nuovo armatore di questa barca storica che c'ha più di 20 anni e tipo 4-5 mini transat alle spalle. Una barca incredibile, te lo passo. Ciao. Ciao Antonello. Ciao Enrico, sta bene? Ciao. Cosa ti racconto? No, volevo sapere, perché dice che sei il nuovo armatore? Perché l'hai acquistata adesso la barca? L'ho presa un anno fa, poi per motivi di studio, lavoro, non sono riuscito a farci niente fino a questo momento. L'ho presa dalla Francia, l'ho scoperta piano piano da solo, ma senza mai confrontarmi con nessuno. Quindi io sono arrivato qui che non avevo idea se ci avessi capito qualcosa o meno. Ascolta, siete arrivati lì a... Dunque, siete partiti da Genova, giusto? Genova, sì. Siete arrivati lì da Pellegrini, perché eravate Pellegrini arrivati alla Sardegna, alla fine siete rientrati, che cioè, mi sembra un po' di capire che siete un po' gli eroi di questa manifestazione, no? Allora, io qui sono arrivato 4 giorni prima della regata per preparare la barca per i controlli, ed era un pellegrinaggio continuo perché la barca è una barca storica della classe. Una barca d'epoca. È una barca del 91 che è fatta da un progetto di Finò, fatta in un cantiere prestigioso che fa le migliori barche tutt'oggi. E quindi insomma c'era il pellegrinaggio dei vari
curiosi e conoscitori che ne sanno molto più di me della barca mi raccontavano gli aneddoti sulla barca. È una barca che ha vinto 2 Fastnet, ha vinto una Transat alle Azzorre, ha fatto... Nel mini Transat è stata un po' sfortunata, non si è preso disalberato, però prima di disalberare non si è premessi molto bene. Voi non avete disalberato? No, noi ancora no. Ancora no, ci stiamo provando, ma finché non ci riusciamo va bene così. Toccati le balle. Sì, no, ma guarda, io non ero mai stato prima di questa barca su una barca con le sarti strutturali, con le volanti strutturali, quindi sono proprio... Bel casino. Sì, ho ricominciato dalla scuola a vela. Ascolta, invece ti voglio dire un'altra cosa, giusto per concludere. Allora, ci siete voi, poi vabbè, noi ci abbiamo i due mura, Gaetano e Andrea, che ormai hanno intrapreso, cioè, sono i paladini della navigazione della grande altura. Ma perché poi in Sardegna le regate che sono un po' più lunghe, cioè se già devi fare una notte in mare, sono abbastanza disertate? Secondo te perché non c'è questa cultura in Sardegna? Perché è scomodo, Antonello, perché la gente vuole fare la regata, divertirsi e poi una bella doccia e una pizza al caldo. Come ti raccontava Carlo, noi invece abbiamo fatto 5 giorni che, ti diciamo d'inferno, però alla fine sono stati 5 giorni di alba, tramonto, delfini, balene, vento che cambia, senti l'odore di terra, allora fai il bordo a terra... lo sai benissimo, sei meglio di me, quindi insomma alla fine lo fai per quello, è un'ottima scusa per navigare. Ho capito. Vabbè, è Enrico, una scusa per fare ore in mare. Dai, grazie mille. Niente, fatevi sentire. Quando portate giù la barca? Io sono in attesa di sentire il mio datore di lavoro per capire se posso fare dal 25 al 1 maggio. C'è un'altra regata mini, però questa volta in solitario. Ora capisco se ho il tempo di farla oppure no. Se non ce l'ho porto indietro la barca, altrimenti sto qui a fare anche quello. Parte sempre da Genova, Giraglia e rientro a Genova. Come si chiama la regata? 222 è organizzata dalla società Marina Aeroporto di Genova. Ho capito. È una regata, qui c'è sempre stata una regata in solitario in Liguria, però prima la organizzavano a Loano, mi pare, o a Sanremo, e invece questa è la prima volta che lo organizzano in quest'altro circolo. Poi guarda, sinceramente io mi sto affacciando ora sui mini, quindi ogni giorno ne imparo una. Però ci stai infogando? No, io sono infogatino, nel senso, da quando, ormai sarà 10 anni che sbogo presso questi barchini, solo che ovviamente ci vuole tempo e denaro, quindi senza il lavoro non c'è il denaro, con il lavoro non c'è il tempo, in 10 anni sono riuscito ad organizzare entrambe le cose. Va bene, dai, vi saluto, fatevi sentire. Certamente, ciao Antonello, grazie, ciao.